nostro mondo occidentale, professare la fede cristiana non è più un gesto, una scelta in cui è in gioco la vita. Questo però non rende meno attuale per noi la figura di San Sebastiano, questa testimonianza tra le più alte del martirio cristiano, il santo che la nostra arciconfraternita venera come patrono e quindi propone a noi come modello, a tutti noi, fratelli. Perché dico che c'è un'attualità del martirio? Innanzitutto perché il martirio è ancora una concreta possibilità per tanti nostri fratelli cristiani in diverse parti del mondo. Per molte persone, centinaia di milioni di cristiani, sono letteralmente attuali le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo, in cui Gesù ci ha detto che occorre non aver paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Così che per essere degni di Gesù, per non essere da Lui rinnegati, non riconosciuti davanti al Padre, c'è una sola strada, che è quella della croce. Questo mistero della croce si rinnova ancora oggi, ripeto, per tanti nostri fratelli. Sentiamo e lo leggiamo continuamente, direi quasi ogni giorno ci viene proposta la testimonianza di un missionario religioso laico, di cristiani, di comunità, di paesi lontani fisicamente da noi, ai nostri fratelli loro, in cui chiese vengono bruciate, in cui la gente viene trucidata. È il nostro preciso dovere non sentirci estranei a questo continuo martirio nella Chiesa. Occorre far sentire a quanti sono minacciati nella loro vita a causa della fede la nostra vicinanza, il nostro aiuto, dire loro il nostro amore con la nostra preghiera. Dobbiamo essere solidali nella prova dei cristiani perseguitati, come pure dobbiamo chiedere con forza che sia assicurato a tutti l'esercizio della libertà religiosa, e questo non solo quando essa tocca la vita fisica delle persone, ma anche quando essa limita la testimonianza cristiana nella società. Quindi San Sebastiano è attuale perché ci ricorda che ci sono tanti cristiani che, come lui, mettono in gioco la loro vita per la fedeltà al Vangelo, ma la fedeltà totale al Signore che San Sebastiano consuma fino all'effusione del sangue è qualcosa che ci riguarda anche ciascuno di noi personalmente, perché aderire al Signore totalmente, senza esitazioni, senza compromessi, è qualcosa che riguarda anche ciascuno di noi. Essere cristiani significa questo, una vita totalmente donata al Signore. Nella vita vissuta come dono di sé al Signore scopriamo quindi il legame tra il martirio di sangue del nostro patrono e quel dono di sé che si attua nel servizio che la confraternita della misericordia ci chiede quando ci invita a vedere nel volto di ogni nostro fratello il volto stesso di Cristo, da soccorrere, da servire. Tutto questo abbiamo vissuto e stiamo vivendo in un modo tutto particolare in questo tempo di pandemia. Voglio esprimere la mia gratitudine alla nostra misericordia, come pure a tutte quelle del nostro territorio, come anche a tutte le realtà caritative espresse dalla nostra Chiesa fiorentina per il servizio che hanno reso e stanno rendendo ai fratelli che soffrono. In questo servizio vorrei che noi tutti riconoscessimo tre dimensioni che sono essenziali per sostenere la vita della nostra gente. La prima è la vicinanza, da persona a persona. Il servizio viene reso attraverso farsi prossimo da persona a persona. La seconda caratteristica è la presa in carico del bisogno dell'altro, una presa in carico che si manifesta attraverso un intervento di cura appropriato, generico. Infine, nel nostro servizio deve essere evidente che esso si propone come un gesto di speranza, segno di un mondo nuovo, più fraterno, in cui nessuno è abbandonato. Ciò di cui oggi c'è bisogno e che dobbiamo offrire a tutti sono queste tre cose: la vicinanza, il farsi prossimi. Non mi stancherò mai di ribadire che non esiste il prossimo, esiste il farsi prossimo. Non esiste qualcuno che c'è vicino che io devo servire, mentre i lontani li posso anche lasciare alla loro sorte. Il Vangelo non conosce il prossimo, il Vangelo conosce il farsi prossimo. La domanda che viene posta a Gesù è: chi è il mio prossimo? Ma la risposta che Gesù dà non è chi è prossimo, ma chi si è fatto prossimo a colui che era nel bisogno. Farsi prossimo, prendersi cura. Qui è il rovesciamento della pagina di Abele e Caino, il quale dice che noi non è il custode del fratello, e noi invece dobbiamo sentirci custodi dei nostri fratelli. Infine la speranza, per essere il segno di un Dio che, come ci ha detto il Vangelo, come Padre si prende cura dei suoi figli fin dai capelli del capo. Vicinanza, cura, speranza, farsi prossimi, custodi dei fratelli, segni di un Dio Padre. C'è dunque una profonda continuità tra la fedeltà al Vangelo che conduce al martirio, San Sebastiano, tanti nostri fratelli cristiani oggi, e la generosità per i fratelli che conduce al servizio. Qual è il legame tra queste due esperienze di vita cristiana, il martirio e il servizio? È la persona stessa di Gesù, tanto il martire quanto colui che si pone al servizio del fratello seguono sulla strada che diciamo strada, è la strada dell'offerta di se stessi. Ciò che diventa essenziale per il martire, come per noi dunque, è configurarci a Cristo, somigliare sempre più a Lui, essere una cosa sola con Lui, cosa che però si può raggiungere solo attraverso una trasformazione interiore, frutto di conversione, di preghiera, c'è quindi tutta l'anima della spiritualità che deve animare la nostra appartenenza alla misericordia. Nella configurazione a Cristo sta la caratteristica del servizio caritativo del cristiano. Quello che ci spinge non è la commozione di fronte a una sventura, ma la convinzione di fede che in ogni uomo e in ogni donna noi serviamo Cristo stesso. Nel rendere questo servizio, ci ha ricordato l'Apostolo Pietro, noi rendiamo testimonianza a Cristo. L'Apostolo ci ha richiamati a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Servire i fratelli nel bisogno e dare ragione a questa speranza che anima il nostro cuore e la nostra fede. Certo, la ragione della speranza la dobbiamo dare anche argomentando la fede di fronte agli interrogativi della mente e del cuore dell'uomo, ma è anche e soprattutto la ragione della speranza una vita rinnovata dall'incontro con Gesù, così che guardando una vita rinnovata da Cristo la gente dica: il Vangelo è vero, Cristo c'è, Dio ci è vicino. Rinnovati dall'incontro con Cristo che ci invita a seguirlo sulla sua strada di amore, quella strada in cui, secondo quanto ci dice egli stesso nel Vangelo, solo perdendo la propria vita la si salva veramente. Ecco, questo è il senso della nostra dedizione ai fratelli, da esercitare con grande generosità, soprattutto in questo tempo di pandemia, avendo cura, come ricorda San Pietro, di fare tutto non con la supponenza di chi si vuole imporre agli altri, facendo del bene, e ovviamente con secondi fini, ma, dice San Pietro, con dolcezza, con rispetto, con retta coscienza. Saremo così degni eredi del nostro Santo Padre.